Tutto parte da Genova la scorsa settimana, un donatore non vivente da cadavere dona i propri organi, il suo rene risulta compatibile con una coppia preparata per trapianto da vivente che purtroppo sono incompatibili a Padova. Pertanto questo rene viene donato a Padova e permette il trapianto del ricevente della coppia padovana. Ma il bello della storia raccontata dal professor Loreto Gesualdo, direttore del centro regionale trapianti Puglia, arriva a Bari perché la moglie di chi ha ricevuto il rene decide a sua volta di donare l'organo che arriva dritto a Bari e viene trapiantato nel corpo di Dina Antonacci, 65enne di Ortanova. A gennaio l'inizio del calvario chiamato dialisi, poi la scoperta di una rete di coppie di donatori viventi, l'iscrizione alle liste giugno, la chiamata e il trapianto due giorni fa. Non ho avuto paura. Mi sono fidata. Dei medici mi sono messo nelle loro mani e poi d'altronde, quando si passa già dalla dialisi, che si sa qual è il tuo futuro, scadenzato da un giorno sì e un giorno no dalla dialisi, cioè tenti, ti fai forza e vai incontro anche a quello che non conosci, sperando sempre che sia migliore. Ha contagiato per fortuna direi anche suo marito, l'11 settembre anche lui sarà un donatore. Sì, esatto, anche lui sarà un donatore e quindi speriamo che questa catena continui a funzionare per venire incontro alle esigenze di tanti ammalati come me. Sarà un'altra coppia di Padova a ricevere il rene del marito di Dina, chiudendo così di fatto il cerchio del crossover, un trapianto incrociato che è l'evoluzione dell'algoritmo calcolato dal premio Nobel per l'economia per cui chi riceve dona. Si accorciano i tempi, aumentano le speranze di chi ha peso ad un filo. Una vita dignitosa che non dipende solo ormai dai donatori di organi deceduti o da quelli che sono definiti buoni samaritani, ovvero donatori viventi volontari, ma da un'intera rete in crescita. 16 le coppie in Italia che sono entrate a far parte del programma a fronte di un'opposizione alla donazione degli organi pari al 50%. Un'emergenza a cui va incontro una rete d'amore che va al di là di qualsiasi calcolo matematico. Una storia bellissima, una storia di emozioni, perché noi ci emozioniamo quando raccontiamo questi episodi di buona sanità. Dina oggi sta bene, sorride e pensa già a tornare a cantare nel suo vecchio coro. Sorride come chi ha vissuto un piccolo miracolo. Gli uomini della Polizia Stradale di Padova che hanno trasportato il rene, l'equip del professor Battaglia, primario del reparto di urologia e direttore del centro trapianti del Policlinico che ha portato a buon fine l'operazione. Rappresenta l'alba di un nuovo giorno il trapianto crossover perché speriamo di incrementare anche come numero di donazioni e quindi di interventi e poter allungare insomma, la sopravvivenza e migliorare la qualità di vita di queste persone.